Ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Luna. Nello scorso episodio ci siamo avventurati qua dentro l'associazione Eder, la fondazione Eder, nel loro posto, nella loro isola. E niente, il leader ha detto venite qua, è successo qualcosa e va bene. Adesso, siccome siamo arrivati, il leader ci porterà sopra. Come fai a sapere la password? Non lo so. Ah no, non la sai, niente da fare. Non funziona? Quanto pare solo il personale autorizzato può accedere a livelli inferiori. Avrei dovuto immaginarlo. Che seccatura. Beh, non importa. Andiamo su. E va bene, andiamo su. Ma scusa, non possiamo usare i Pokémon per scendere, tipo. Io sono Vicio. L'unico capo è solo capo filiale della Fondazione Eder. Siete di nuovo venuti qui senza essere stati invitati? Come se non sapesse perché siamo qui. O sbaglio, signor Vicio? Vedo che inizia a capire come fa il mondo. Comunque sprecate il vostro tempo. Da me non saprete nulla. E non credo di dovervi spiegazioni il perché. Dovervi spiegarvi il perché. Sai, Frozen, il bello dell'arte Pokémon è che l'età non conta. Adulti o ragazzi, partiamo tutti con le stesse possibilità. Ah, ma non mi dire. Voi ragazzi vorreste sfidare me il pilastro dell'Eder Paradise? Raccolgo la sfida con piacere. Aia. Aia. Questo secondo me è pesta, sai. Che bello il simbolo dell'associazione Eder. Fondazione, Eder, quello che diamine è, non lo so. Ok, adesso tocca a Ipno. Beh, gli facciamo una bella privazione prima di tutto. Per fortuna abbiamo ammissato ipnosi. Il bello è che se gli entra ipnosi è un bel problema. Aspetta, ma se mando Stitch ha effetto lo stesso ipnosi? No, perché è buio. Cioè, non so, c'era una storia strana, queste cose. Vabbè, meglio su Stitch che su qualcun altro. Sicuramente. Beh, vado di sgranocchio senza indugi. Incubo! No, che bella animazione però, diamine. Veramente stupenda. Quanto fa incubo ogni turno? Un bordello, fa un bordello di danni. Ipnosi, sto già dormendo, dormo ancora. Fuck. Questo non me l'aspettavo. Mi hai fregato. Dormo ancora. Bello. Bello bellissimo proprio. Vabbè, Stitch, io faccio un attacco rapido. Se ti svegli, sennò buonanotte, principessa. Oh, buongiorno. Oh, mamma mia. Te la sei vista un po' brutta? Livello 39. Ah, già battuto. Bene, perfetto, solo ipno. Bene, bene. Preoccupatissimo. Cosa? Ho perso contro un ragazzino? Incredibile, Frozen. Invece è fortissimo, ma l'hai battuto. Molto bene, sono sicuro che adesso il capo filiale ci darà una mano, vero? Parli proprio come un uomo di mondo, Iridio. Se proprio volete un consiglio, vi suggerirei di cercare Cosmog a livelli inferiori. Livelli inferiori? Ma certo, la signora Ciceria ha detto qualcosa sui livelli inferiori. Aveva detto che la scossa sembrava venire da lì. Che diamine state facendo lì sotto? So solo che si tratta di esperimenti che cambieranno il mondo. Non abbiamo tempo da perdere, Vicio. Si sbrighi. Certo, certo, sono un capo filiale magnanimo io. Sì, certo. Magnanimo. È solo perché hai perso. Scarsone. Scendiamo appena siete pronti. Io direi che... No, io direi che non sono pronto. Voglio farmi un giro. Cioè, scusa se voglio farmi un giretto. Devo vedere un po' cosa c'è qua. Qua non c'è niente. Qua, idem, mi sa. Qui può entrare solo il personale autorizzato, va bene. Tu curi i Pokémon. Ah, va bene. Cioè, al piano di sotto mi spezzano, mi devastano e al piano di sopra mi curano. Good, good, good. Siamo pronti, Iridio. Andiamo. Andiamo allora. Ok, io sono ready to go. Proprio, gotta go fast. Perché è contento? Secondo me sa qualcosa e non ce l'ha detto. Non si fa così. Non si fa. Non è cambiato nulla. Beh, dopo tutto sono passati solo 2 anni.
Wow, sembra una base segreta. Tieni a freno l'entusiasmo, wow. Anche se l'entusiasmo è decisamente meglio della tremarella. Che facciamo ora? Più avanti ci sono due laboratori. Io controllo il primo, il segreto A. Voi occupatevi del segreto B. Perché tu controlli quello più vicino? E come fai a sapere tutte queste cose? Non perdiamoci in chiacchiere. Vicio avrà sicuramente dato l'allarme. Non è che hai paura. Frosa, andiamoci a fare. Prendi questo. Cosa? Ah, ok. Forse però era meglio tre revitalizzanti piuttosto che solo uno Pro Max. Cosa c'è qua? No, qua niente. Io non so dove sto andando. Ah, ok. Tutti qua. Potevate portarmi direttamente lì. Oddio, chi siete? Perché avete la testa così? Un intruso! Dobbiamo proteggere i laboratori. Ah, perché si occupano dei laboratori. Magari sono a contatto con sostanze strane. Quindi devono stare parecchio attenti. Bello! Dipendente, fondazione Eder. Mac! Chi ho primo? Ah, vabbè, Arpanza. Lotta. No, vabbè, ha senso, ha senso, ha senso, ha senso. È buio. È buio. Non so quale delle due ho fatto. Credo di aver fatto quella meno forte. Ma penso che. Cioè, basta. Cioè, è Mac, ok? È un muro. Però. Faccio danno neutro. Stabbata. E fa tantissimo danno. Veramente tantissimo. Animazione lunghissima, come sempre. Dai, almeno mezza. Madonna, solo mezza vita. Privazione. Mamma mia, che bella mossa. Sono proprio felice che tu mi abbia fatto privazione. E ti faccio breccia. Dai! Di pochissimo. Breccia. Di nuovo. Ok. Ciao Mac, è stato un piacere. O forse no. Ok, adesso devo sfidare anche gli altri due. No, qui sono messi solo ricercatori. Tocca a me. Eh sì, infatti. Dobbiamo sfidarli tutti quanti. Veramente, tutti quanti. Ok. Un altro membro dell'associazione. Mamma mia, lo sfondo mi ricorda quello dei Kahuna. Sarà il colore. Magneton. Ok, qua sono felice. Qua sono veramente felice. Bello però Magneton. Mi sarebbe piaciuto un sacco una versione. Una versione di qua, magari una versione roccia elettro. Non so perché, vivendo sui monti, no, quelle cose lì sarebbe stato fighissimo. E dai, perché hai resistito con uno? Sei brutto, eh. Però stridio cosa fa? Mi abbassa la velocità. No, la difesa speciale. Vabbè, sono comunque più veloce, no? Sì, infatti. Breccia is the way. Breccia new meta. Ok, sdoppiatore. Chi lo vuole imparare? Sdoppiatore. Beh, al posto di attacco rapido, dai, tanto abbiamo già sbigo attacco. Ok, abbiamo battuto un altro dipendente, ora manca l'ultimo. Stiamo sviluppando una nuova Pokéball. Si tratta di uno speciale tipo che serve a catturare Pokémon non presenti ad Alola. In che senso? In che senso non presenti ad Alola? Non è che si stanno assillando fortissimo con le ultra creature. No. Questa storia sta prendendo una piega stranissima. Cioè, fighissima, bellissima, però. Che diamine sta succedendo? What's going on? Adesso, siccome non voglio che si replichi la stessa cosa di prima, ovvero. Traccia, denti stretti, va bene. Che si replichi la stessa cosa, ovvero un Pokémon che rimane con poca vita, ovvero. Qualche PS. E ti faccio prima bruciapelo. Tanto tentenni, un po' di chip damage. Danno gratis, dai. Tipo chip damage non c'entra niente con quello che volevo dire. Ecco, non è cambiato niente. Signoraggio, vabbè. Beh, ovviamente. Ci mancherebbe che. Non mi confondi. Cioè, pazzesco. Ovviamente mi colpisco pure da solo. E fa pure ripresa. Ragazzi, sono veramente euforico. Che Pokémon cancro. Guarda, ti becchi tutta una breccia. E vai a casa, piagnone.
Ok, tanta esperienza per il buon Frozzi. Un po' di soldi, ovviamente, perché i soldi sono importanti in sto gioco. Se ci tieni così tanto, te lo dico. Cosmog è la chiave per aprire l'ultravarco. Oh mio Dio. Comunque, la lotta non è il mio forte, quindi mi tiro indietro. Ciao, ne. Ben andati tutti. E tu? Tu rimani? Ah, ci siamo anche spostati per farlo passare. Ci siamo proprio. Political correct, 100%. Qua c'è Iridio, che non vuole che io entri lì dentro, non si sa per quale assurdo motivo. Ok, entro. No! No, no, no. Vabbè, andiamo qua. Ok, c'è una cutscene, quindi suppongo sia giusta. Che ci fate qui? Non toccate niente con quelle mani sporche. Chi contamina il nostro laboratorio merita una lezione. Anche dei ragazzini come voi. Fa ridere perché tipo in ogni gioco Pokémon dicono vi battiamo! E poi hanno Pokémon assurdi, tipo, perdono sempre. Cioè al massimo ci va a capo un Pokémon. Ok, Machoke e Vinilish. Ok, Vinilish. KO facilissimo con Maki Makuhita. O meglio, Ariyama, scusa. Madonna, sembra fatto apposta. Psico per Machoke e lotta per il ghiaccio lì. Ok. Perfetto. Mamma mia, signore e signori, che bomba. A mani basse, i migliori. Siamo i migliori. Livello 40. Livello 40. Passiamo così tanto tempo a studiare i Pokémon che non ce ne restano più, non ce ne sta più per allenarci. Ma non cadete vittoria troppo presto. I colleghi del laboratorio segreto A qui di fianco vi concederanno per le feste. D'altronde, visto l'oggetto dei loro studi, devono saper lottare come si deve per forza. Diteci dove sono Lilia e Cosmog. Mi dispiace deludervi, ma il fatto che abbiamo perso non ci obbliga a dirvi niente. Posso solo dirvi che non sono qui! Ma ve ne eravate già accorti, no? Che simpatici, madonna. Siete proprio simpatici, più che con quelle tutine bianche. Frozen, dividiamoci e continuiamo a cercare. Va bene. Io controllo qua. PC. Rapporto Eder Cosmog. Si ipotizza che Cosmog sia un'ultra creatura proveniente da un'altra dimensione, ovvero un ultramondo. Quando viene sottoposto a forte stress, libera il suo potere aprendo un ultravarco. Presumibilmente con lo scopo di servirsene come via di fuga. Stiamo mettendo a punto un dispositivo in grado di innescare tale meccanismo di difesa e stabilizzare l'ultravarco aperto dal Pokémon. Mamma mia. Non riesco a crederci, Cosmog sarebbe un'ultra creatura. Eh sì. Dobbiamo dirlo a Iridio. Cavolo se dobbiamo dirlo. C'è un cestino. Però non c'è niente nel cestino. E qua c'è un libro. Ultravarco. È stato accertato che al di là dell'ultravarco scoperto dall'esimio dottor Paver, si estende un universo completamente diverso dal nostro. In base alle variazioni di massa di questo universo, si è ipotizzato che possa essere abitato da esseri con le stesse caratteristiche dei Pokémon, chiamati provvisoriamente Ultra Creature, quindi UC. Avete scoperto qualcosa? Sì, su Cosmog. Allora, potrebbe essere un'Ultra Creature e poi, se viene sottoposto a forte stress, può creare un ultravarco, probabilmente per fuggire. Sottoposto a forte stress, hai detto? Allora è per questo che Lilia l'ha portato via. Però non dobbiamo andare. Non abbiamo ancora trovato indizi su dove possa essere. Qui ce lo sapeva, dovevo immaginarlo. A quanto pare ci ha giocati. Eh già, ci ha fregati. Iridio è uno di poche parole, eh. Probabilmente lo fa per darsi un'aria da duro. Forza, seguiamolo, dobbiamo restare uniti. No, io mi faccio un giro qua. Perché c'è Zygarde. C'è qua. Qua niente. Qua niente. Un altro libro. C'è un archivio che contiene una serie di incomplete di file. Sembrano importanti. Vuoi dare un'occhiata? Sì. Quello vuol leggere. File numero 2. Rapporto 2. La proposta di budget relativa al PCC, progetto Continente Creature, che prevede la creazione di forme di vita artificiali in grado di lottare contro le ultra creature, è stata approvata. Tuttavia, la documentazione necessaria è stata raccolta alla biblioteca di Canalipoli. Le specifiche del programma per il cambio del tipo, nome in codice di sistema Primevo, sono state stilate in dettaglio. È iniziata la progettazione della ROM da integrare nel sistema. L'acquisizione di cellule contenenti le matrici genetiche dei cetotipi è stata completata. Il progetto del prototipo è stato approvato, lo sviluppo della biostruttura è cominciato. Mamma mia. I test sul software del sistema Primevo sono stati completati. Le ROM per il cambiamento di tipo funzionano correttamente. Il sistema Primevo verrà innestato nei prototipi.
Omnitipo. La produzione dei prototipi SN01, 02 e 03 è stata completata con successo. I test di avvio del sistema Primevo si sono conclusi con rigetto da parte di tutti e tre i prototipi, che sono finiti fuori controllo a causa di un errore di avvio. I prototipi sono stati dotati di una maschera di controllo per inibire la reazione di rigetto innescata dal sistema Primevo. I test di avvio sono falliti nonostante la maschera di controllo. È stato quindi deciso di congelare per sempre tutti e tre i prototipi. Cambiarne il nome in tipo zero. Ah, hai visto. Sì. Salve a tutti. Ah, queste sono cose stupide. Versatilità. Ah, ok, nuova Pokéball. Ok, qui stavano semplicemente parlando delle Pokéball. Ricarica totale. Cestino, non c'è niente. Mamma mia, quindi queste sono le scatole di zero. Quindi ce ne sono altri due in giro oltre a quello di Iridio. Ma quindi può essere che Iridio l'abbia proprio rubato. Cioè, se sono stati congelati, Iridio dubito che faceva parte di quel. Se fosse così intelligente, però. Dove sono finiti quei pazzi? Vabbè, magari devo salire. Ehi, ce la faccio? Madonna, quanto odio questi momenti. Ce la faccio. Che piano vuoi andare? Ingresso. All'ingresso di brutto. Al molo ci siamo già stati, non c'era niente. Eccoci qua. Cutscene, quindi sì. Frozen. Non c'è niente. Il capo filiale ci ha giocati. Che si fa? Che razza di domande. Ci sbarazziamo di tutti quelli che ci mettono i bastoni tra le ruote, ovviamente. Ok, non c'è bisogno di essere così antipatico. Fermi lì, ragazzini. È un ordine di vicio. Non credete certo che vi lasceremo andare via come se niente fosse. Avete visto troppo di quello che succede qui. Frozen, lottiamo insieme. Ok. Lotta in doppio. Ok. Fondazione Eder. Ci sfidano in due. Muzzle e Pelipper. O Pelipper. Ah, Muzzle potrebbe essere un problema. Perché è grosso come poche cose. Proprio è un muro. E Pelipper lo stesso. Però, dato che questo Raichu può fare la sorpresa a Pelipper, io di fare una bella privazione. Anzi, no. Una bella bruciapelo su Muzzle prima che faccia lo scherzetto. Speriamo che Raichu sia intelligente. Ah, sopportazione. Fulmine. Sei un eroe. Sei un eroe, Raichu. Ok, 1400 spicci. Livello 39. 38. Qua 40. Tu stai un attimo fermo e ti faccio privazione. Non so, magari hai qualcosa per curarti. Sopportazione, ma tanto è indifferente perché tanto Raichu ti becca di speciale. Togli l'oggetto. Non ha niente di oggetto. Forza equina. Solo su di me perché su Raichu non puoi farlo. E io ti faccio breccia. Ma penso che un psichico di Raichu ben assestato faccia tutto. Ok, perfetto. È stato un ottimo match. Madonna, hanno aumentato davvero tantissimo la competitività del rivale. Che poi il rivale in questo caso non è proprio un rivale, ma semplicemente un compagno di viaggio. Incredibile, come chi si immaginava che i ragazzini di allora fossero così forti? Vista cosa serve fare il giro delle isole? Adesso toglietevi di mezzo. Beh, effettivamente hai ragione. Forza! No, Frozen, arriviamo, grazie mille. La vostra forza, senza pari, è indispensabile quando si deve vincere a tutti i costi. Andiamo, dai. Devo ammetterlo. Sono contento che siete venuti con me. Au, ti ricordi quella cosa che mi hai detto allo stadio Royal? Beh, mi sa che avevi ragione. Signorino! Cosa? Perché tutti lo conoscono? Beh, signorino, infatti. È davvero tanto tempo che non la si vede da queste parti. Frozen, au, lasciate che rimetta in sesto i vostri Pokémon. Sempre gentile, madonna. Sempre gentile. Ci sei, Iria? Sai dove è Lilia? Credo che sia in casa con la direttrice. Allora vado da loro. È tutto quello che mi serviva a sapere. Grazie. La direttrice è la signora Samina, vero? È una brava persona, sono sicuro che ci ascolterà. Dubito fortemente che la sua gentilezza sia disinteressata. Non si può entrare, la porta è chiusa a chiave.
Di nuovo? Non importa. E io cosa faccio? Rimango sempre indietro come uno scemo. Sì, infatti, guarda, come uno scemo. Ma è meglio salvare come sempre, dai. Salviamo. Seguiamo Ridiao, presto, Rototom. Guarda chi si rivede. Avreste fatto meglio a rimanere a giocare a livello inferiore. Non che ci contassi, sapevo che avreste cercato in tutti i modi di incontrare la direttrice. Allora vi attesi al varco per rimediare al mio errore di prima. Se vi lasciate andare di sotto è stata solo per guadagnare tempo necessario a organizzare una strategia. Beh, furbo. Vicio, lei è la chiave di quella porta? Ovviamente, proprio qui nella mia tasca. Beh, immaginavo che ce l'avesse. Ma allora, non era meglio se rimaneva dov'era? Senza la chiave saremmo stati bloccati qua. Madonna, au, che si prende il gioco. Ehi voi, sistemate quei ragazzini. Il tempo stringe, aiutami Frozen. Non so se uno a testa oppure facciamo anche una lotta in doppio. Non sarebbe male avere una, fare una lotta in doppio con il buon Iridio. Dai, dimmi che sono con Iridio. Dimmi che mandi tipo zero, dai dai, voglio tipo zero. Tipo zero, tipo zero. Magari qua Golbat, non so. Eccolo. Io faccio il potere Zeta su Magmar. Oh, schermo luce. Va bene, dai. La difesa speciale non è un problema. Tanto io vado ignorante di fisico. E dai però. Bellissima la va sbuffo. Ah, che pirro, l'ha scottato. Oh, cos'è sta storia che scotta tutti? Ok, circonda Arpanza come un'aura. Iperscarica furiosa. Dai, andiamo a casa questo Magmaru Erectabazoo. Ok, Magmar ci saluta. Madonna, è esploso, proprio fatto malissimo. Ha smesso di esistere questo Magmar. Golbat, Golbat, Golbat. Beh, a sto punto direi breccia su Electabuzz. Io al posto suo avrei ritirato Golbat. E vabbè, resistentissimo. Fatto d'acciaio probabilmente. Oh, ma guarda, ti ho rotto lo schermo luce. Statico. Mi ha messo statico. Ok. Ok, abbiamo vinto qua. Com'è possibile? Io ho messo le strette da dei ragazzini. Già. Aiutarsi a vicenda non è poi così male. Frozen, no, pensateci voi a Vicio. Basta chiacchiere. Sono il capo filiale Vicio, il pilastro dell'Elder Paradise. Stavolta vi mostrerò la mia vera abilità in una lotta multipla. Cosa vuol dire una lotta multipla? Cioè, nel senso, la multipla è a 3 o a 2? No, perché noi siamo in 3, voi siete in 2. Non so quanto vi convenga. E va bene. Vicio è dipendente. Mamma mia, che bello però l'artwork di Vicio. Slow bro. Potrei fare. No, mandi Raichu. Io non lo tocco, Slowbro. Slowbro è tutto tuo. Però c'è anche Ledian. No, dai, privazione su Slowbro, è troppo forte. Ah, mi curano ogni giro. Bello. Bravissimo. Vedi, siamo capiti a bomba. Vabbè, io faccio privazione, poi ti faccio breccia che me frega. Guarda. Dimmi che ha un oggetto. Assolutamente no. Sbadiglio. Che palle. Ci possiamo andare. Ma adesso sì, ma foglie lama può colpire tutti. Certo, però mi andava di fare breccia. È da un po' che non uso Dessim. Ciao. Ah, è intelligente questo Raichu. Madonna, sei intelligente. Repanza al 41. Madonna, l'ho fatto livellare tantissimo. Stitch al 40. Che palle, però tu e sbadiglio avete un po' rotto, eh. Ma se gli facessi il potere Z,
così ignorante al punto giusto su Slowbro. Vedi che se le senti le mosse speciali. Oh, pure paralizzato. Vabbè, questa la sentirei di brutto perché è stabbata, non per altro. Ok, vediamo come procede adesso. Vai, mossa Z sprigionando tutto il suo potere. Dardo assalto spettrale. Che bomba come mossa. Niente, una figata. Ok, Slowbro ci saluta con la manina proprio. Ciaone. Ci si è addormentato. B-Sharp, hanno Bruxish. What? Mai trovato Bruxish contro. Ma lo sapete che tipo Bruxish è Shiny è terribilmente una pizza. Comunque, Cristo, potevi dirmelo che eri così forte. Vabbè, adesso ti mando ciuf ciuf, ti devasto. Due tipi elettro contro un tipo acqua. Sembra una pizza margherita Bruxish quando è Shiny. Oh, ma guarda. Sgranocchio, ma sei uno spammone. Ah, vabbè. Praticamente double hit, cioè doppio KO con un attacco. Potentissimo. Doppio one hit KO. Flareon. Questo è un matchup un po' schifoso. Ah no, è con, non contro. Questo è molto più semplice. Beh, ti becchi proprio un coleo morso sui denti. Ipnosi non su di me, è su di me. Vabbè, dai, almeno Flareon picchia tantissimo. Cioè, me lo ricordo quel Flareon, mi ha messo in difficoltà. Che palle, però. Cavolo, mi addormenta sempre. Quanto lo sto odiando, Ipno. Ma pure nel gioco di carte è terribile quell'Ipno. Sì, buonanotte a tutti, proprio. Adesso spamma incubo fino a domani. Flareon dorme, dai, svegliati. Bomba. Oh, meno male. Meno male. Ok, livello 40 per Chuf Chuf, che prende 0 di velocità, cioè lentissimo. Spirit sale al 41, Krobby sale al 39. Madonna, livelli altissimi. Ehi, io corro avanti, voglio andare ad aiutare Lilia. Madonna che faccia cattiva. Che faccia stupida. Poi io impassibile, sempre contento. Ciao, grazie per la chiave, signor Vicio. Ah, gliel'ha data, lol. Iridio. Guardatemi. Detesto i bambini. Ah, ho capito. Oddio, sembra roba già vista. Raga. Episodio facciamo fine qua. Siamo messi benissimo. Nel prossimo episodio andremo a scoprire cosa diamine sta succedendo a Leather Paradise. Mi raccomando, non mancate. Un bel pollicione, domanda del giorno, io vi aspetto. Ciao.